Rich? Sta venendo un capolavoro. Beh, volevi un armadio più grande e un armadio più grande è quello che avrai. Sei il migliore, l'inquilino dell'anno. Ah, guarda che ho trovato nell'armadio vecchio. Ah, ecco dove erano finite. Quest'anno potremo andare a sciare a Tahoe, io, te e Laura. Lei adora sciare. Sì, certo. Rich, io lo so che sei innamorato di Laura. Non è un segreto. Lo sa tutta l'azienda. Ma tu devi aprire gli occhi. A lei non interessa. Perché vuoi forzare le cose? Di notte e ti sto scrivendo. Questo significa che ti penso molto e non riesco a dormire. Sono almeno 2 ore che tento di addormentarmi. Venerdì ti ho tenuto un po' d'occhio. Oddio, sei bellissima. Sai, adoro quando cerchi di ignorarmi perché non ci riesci. In un certo senso tu avverti la mia presenza proprio come io avverto la tua. Mi credi se ti dico che mi dispiace farti arrabbiare? Perciò penso che comincerò a scusarmi. Ammetto che certe sere ti penso carnalmente. Ma ti giuro, passo molto più tempo a cercare di capire quello che dici, quello che fai. Perché non vuoi accettare i miei inviti? Qui tutti continuano a ripetermi che dovrei smetterla di perdere tempo con te. Non riescono a capire quanto mi sei cara. Da sola? Sì, sì. Ehi, Laura! Scommetto che questa macchina consuma poca benzina. Senti, io avrei un certo appetito. Che ne diresti di mangiare qualcosa insieme a una tavola calda? Sono stanca. Lasciami in pace, per favore. Se solo riuscissimo a parlarne. Non ho nessuna voglia di parlare. Voglio solo che tu la smetta di infastidirmi. È la mia fidanzata. Non sono la sua fidanzata. A volte la prende così, ha un bel caratterino. Ma non è niente di grave, è solo una lite fra innamorati, sa com'è. Laura, dove stai andando? Laura, torna indietro! Devo lasciare questo posto. Cercherò un altro appartamento con più sorveglianza. No, questo è un problema mio. Non è giusto coinvolgerti. Devo trasferirmi. E mi lasci sola con quello là? Io mi trasferisco con te, d'accordo?